Ok, bella a tutti ragazzi, sono Ghisus e oggi riprendiamo un po' Mega Man Star Fox. Allora, siamo vicinissimi alla fine ragazzi, penso, sono convinto che siamo vicini alla fine. Quindi forse siamo sugli ultimi episodi, non si sposta neanche. Forse è l'unico modo per aprirlo dal mondo delle onde. Devo cercare un vortex. Qua cosa c'è? Un biglietto? Kevin, puoi riparare le linee elettriche? Questa porta non si aprirà a meno che tu non la... A meno che la varia elettrica non è riparata. Robot IV è in stand-by fuori. Usa il pannello di controllo per manovrarlo. Grazie, Stevie. L'aveva scritto per mio padre. Robot IV. Sarà Robot AIV, però... Riparazioni esterne? Meglio che ricontrolli quel pannello. Hai raggiunto un bersaglio. Ok, io devo sistemare le cose. Fatto! Perfetto, ragazzi. E con questo abbiamo finito. L'elettricità dovrebbe funzionare. Bene, grazie proprio per l'errore. Figurati, avanti. E proseguiamo. La porta è aperta, onda in. Cambio di antenna, Geostella, sei in onda. E così e così. Oh ragazzi, non ditemi che non avete mai visto questa costellazione. Dovrebbe essere l'orsa maggiore, l'orsa minore, non lo so. Conferma. Sì, questo dovrebbe essere giusto per forza. Codice confermato, sicurezza aumentata. Perfetto, ragazzi. Non credevo se ne essere arrivati fin qui, ma non andrete oltre. Ah, cosa pensi di... Cosa ci pensi di bello oggi? Voi e i vostri insulti. Questo era l'ultimo. Ha insultato Libra. Ok. Questa bilancia peserà i vostri peccati e vi assegnerà la punizione che meritate. Ora Omega Xyz affronta la punizione per il tuo tradimento. Geo, battaglia di onde, cavalca! La bilancia ha parlato. E il verdetto è colpevole. Perché ho 20.000 barriere e non faccio niente? Vero, è vero che non me ne faccio niente. Barriera? Mega di questo? Questa è la barriera, ecco. Ecco cosa servono le barriere. E non voglio essere colpito. Perché non mi fa un contrattacco così? Oddio, cosa fa? No! Potete anche aver imbattuto, ma non c'è altro che rovina e distruzione nel vostro futuro. Andromeda si sta svegliando. E nemico eliminato, ragazzi. Andromeda. Oddio, cos'è? Andromeda è quasi completamente sveglio. Dobbiamo sbrigarci. Ok, ho aperto la porta. Andiamo. Oh, un filmato così di botto. Cosa ha visto? Mega, lui è... Anche senza essere Mega Man puoi dirlo. Sì, oltre a questa porta c'è il Re di FM. E Andromeda. Qui dietro... Ma prima dobbiamo aprire questa porta. Esatto, ragazzo. Sa, forza, cosa devo fare adesso per aprire la porta? Ah, un altro filmato, non posso far niente in pratica. Dove siamo? Siamo... Ah, cos'è?
è una mia foto. Già, e qui è qui che tuo padre, Kevin Stella, si trovava durante l'incidente. È qui che mio padre, quel giorno, 3 anni fa, al comando del Re DFM, abbiamo invaso questa stazione spaziale, preso tutti i passeggeri e tenuto un processo. Il Re DFM li giudicò tutti i colpevoli ed emanò una sentenza di morte. Li condannò tutti a... No! Prima che la sentenza venisse eseguita, io ero il guardiano della prigione. Conobbi così tuo padre. Kelvin ficcava il naso nei miei affari e, quando me ne accorsi, fece finta di niente. Poi un giorno, appena ebbi la chiave di Andromeda e stavo per scappare da questa stazione... Mega, cosa hai intenzione di fare? In un modo o nell'altro farò fuori questi tizi di FM. Devo scappare prima che mi prendano. Ci conosciamo da poco, ma è stato divertente. Aspetta, Mega. Cosa vuoi? Puoi prenderci con te? Ma cosa dici? Sei impazzito? Voi siete umani. Come potrei prendervi con me? Trasforma i nostri corpi in onde M. Se noi umani venissimo irradiati di onde Z emesse da voi alieni con corpi M, potremmo trasformarci anche noi in onde. Se assorbiste troppe onde Z, i vostri corpi perderebbero massa e vi trasformereste in onde, ma... Ascolta, se restiamo qui siamo morti comunque, non importa se abbiamo poche speranze. Finché c'è una chance non possiamo arrenderci. Ti prego, Mega. Sai qual è la mia situazione, vero? Mega, perché non lasci perdere la vendetta e vieni sulla Terra con noi? Sono sicuro che saresti bene con mio figlio. Sulla Terra? Anche se vi trasformassi in onde, come pensi di trovare la via per tornare indietro? Non basta essere un gruppo di onde per diventare onnipotenti. Vi perdereste nello spazio e voghereste per sempre tra le stelle. Manderò un segnale di accesso dal mio transfer a quello di mio figlio. Se verrà raccolto, ci potrà guidare fino a dove si trova lui. Non è troppo tardi, Mega. Getta la chiave di Andromeda, vieni con noi. Ah, calma, non voglio un posto in cui fermarmi. Ho un solo scopo, sconfiggere il Re DFM. Mi spiace, ma non vi porterò con me. Ma se volete andare a casa così tanto, posso trasformarvi in onde. Ma dopo, ognuno per la sua strada. Mega, grazie, chiamo gli altri. Ma quindi li aiutati a scappare, Mega? Interessante questa parte. Dopo trasformai tutti i passeggeri in onde M, iniziando da tuo padre. Poi, mentre stavamo fuggendo dalla stazione, Taurus, che mi stava cercando, ci attaccò all'improvviso. Fu un attacco violento e quando riuscì a guardarmi in giro, Kevin e gli altri erano spariti. Ero rimasto solo il suo transfer. Ero ferito, ma volai verso il segnale inviato dal transfer di Kelvin e lo seguì. Fu così che arrivò da te, Gio. Papà, cosa successe a lui? Taurus attaccò me, perciò non credo che abbia colpito Kelvin o gli altri. Probabilmente sono ancora là fuori in forma di onda, perduto. Ma se sono in forma di onda, allora potrebbero essere ancora vivi. Potrebbero, ma le probabilità sono poche, lo so. Ma se c'è anche solo la più vaga speranza, allora io lo terrò vivo. Forza, Mega, andiamo. Dobbiamo andare a proteggere la Terra. Così ci sarà ancora quando papà tornerà. Sì, non voglio pensare a come potrei spiegarlo a tuo padre se tornasse sulla Terra e la trovasse tutta sotto sopra. Già. Qui. E infine qui. Dimmi che è giusto. Codice confermato, sicurezza mentale. Vai così, ragazzi. Bene, tu sei l'ultima donna serpente. Donna serpente? È un nome così rozzo. Io, Opciuca, guardiana della Radio FM, non permetterò che un verme come te superi quest'ultima porta. Geo! Il Radio FM si trova oltre questa porta. Dobbiamo superarla. Non permetterla di fermarci. Ricevuto. Battaglia di onde! Cavalca! Tu non hai l'antidoto per il mio velo. Una frase d'effetto così. E eccoci qua contro la regina Opciuca. Oh Dio, si inizia bene. Si inizia decisamente bene. Con Pegasus Magi Giga da aprire le danze. Tu sei un maledettissimo serpente. Ok, adesso mi rimetto la barriera e il prossimo round.
Oh, 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 che fai? Non sto avendo delle carte. Dio mio, Dio mio. Ah, bellissimo. Ma porca miseria. Ma tu muori. Devi morire male. Guarda. Non muore. Posso anche consumare un po' di punti, tanto ne ho tanti. Oh, non volevo far quello! No, 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 non si prende niente! Sì, no. Ok, è il mio nemico di me. Fai così. Vostra maestà, perdonatemi! Tu, maledetto Omega Sis, Androne... Ah! Beh, c'eri quasi vicino, devi solo dire... La da. C'eri vicino, Androne... Da, mancava. Vabbè, pessima. Ci sono rimasti solo Radio FM e Andromeda. Dobbiamo sbrigarci. L'ultima porta è aperta. Bene, ragazzi. Ci siamo, lo scontro finale. Già. Gradi FM poco più avanti. Se ti trasformi in forma d'onda qui, non si torna più indietro. Cosa intende dire? Non si torna più indietro. L'era successiva è un mondo deformato. Le onde Z del Radi FM sono così forti che hanno trasformato la realtà in onda. In pratica metà mondo reale e metà onda. Non potrai scappare nel mondo reale se ti trovi in difficoltà. Una volta entrato, l'unico modo per tornare al mondo reale è... sconfiggere il Radi FM. Esatto. Se non ci riuscirai, non potrai più tornare al mondo reale. Hai fatto molta strada fin qui. Se vuoi tornare indietro, questo è il momento. Grazie, amica, ma devo andare avanti. Sapevo che l'avresti detto. Se ne sei sicuro, non lo dirò più. Quando sei pronto, andiamo. Sì. Ok, ragazzi, quindi affronteremo Andromeda nella prossima parte e probabilmente sarà l'episodio conclusivo, penso. Quindi se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nella prossima parte che sarà quella finale. Bella, ragazzi! La fregna di Mammida. Vai vai, segnatelo, fatti una foto. Mannaggia il cazzo. Guarda che Sinergo continua a suicidarsi comunque.